Buon pomeriggio a tutti da Tiziana Di Simone, che si trova in presenza qui a Spazio Europa e anche a chi ci segue in streaming. Come vedete al tavolo con me c'è il sottosegretario alla salute del Ministero della Salute, Andrea Costa. So che questa parte del convegno di oggi, che è quest'ottava edizione di How We Can Govern Europe sulla sanità, è attesa. Discuteremo di come arrivare ad un'Europa della salute più forte, come è stato auspicato già nel discorso sullo Stato dell'Unione dello scorso anno, del 2020, dal Presidente della Commissione europea. La strada è tracciata, i programmi esistono, i fondi sono stati stanziati, ma vedremo in pratica che questa è una strada in salita. E infatti solo 3 anni fa parlare di Unione della Salute era quasi un vezzo da addetto ai lavori, e certo sappiamo che la pandemia Covid ha cambiato tutto e ancora di più oggi, in queste ore proprio, le difficoltà di affrontare anche la variante Omicron del Covid-19. Abbiamo visto proprio da venerdì scorso la corsa dei singoli paesi ad individuare la variante, la chiusura dei voli in arrivo dall'Africa australe. E faccio notare che venerdì scorso, quando la Commissione europea raccomandava la chiusura di questi arrivi, di fermare i voli dall'Africa australe, alcuni paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, avevano già preso questa decisione. E poi il dibattito sull'efficacia dei vaccini per la via variante e l'obbligo di vaccinare che spunta in questi giorni a macchia d'olio tra i 27, e proprio poche ore fa l'invito ad aprire un dibattito anche a livello europeo dalla Presidente della Commissione von der Leyen, in occasione delle raccomandazioni che sono state presentate all'ora di pranzo proprio per come combattere la variante Omicron e in vista delle feste di Natale, senza appunto voler accennare a quello che succede quando si tratta di mettere insieme le regole europee quando viaggiamo, e lo sa bene chi appunto lo fa in questi giorni ancora nell'Unione Europea. Ancora di più lo sa la commissaria Kyriakides, che ha proprio da poco fornito queste indicazioni alla stampa. Allora, buon pomeriggio alla commissaria Kyriakides, che è collegata con noi online da Bruxelles. E quindi la domanda che penso si aggiri per l'Europa per quanto riguarda l'Unione Europea della Salute: funziona o non funziona il coordinamento in materia sanitaria, alla prova dei fatti? Buongiorno, buon pomeriggio, commissaria Kyriakides. Good afternoon, good afternoon. Ladies and gentlemen, COVID-19 has revealed very clearly that our health systems were not prepared for a crisis like this one. In fact, our societies were not prepared. And this pandemic has highlighted inequalities and disproportionately affected the most vulnerable groups in our communities. And it has reminded us that the greatest challenges facing us, from communicable diseases to the climate emergency, are common ones. We can only overcome them together. Now, the virus, as you have said, has formed yet another new variant, the Omicron variant, which has been detected in several countries in Africa, has and spread to Asia and Europe. And this variant is the most divergent variant that has been detected and raises concerns among scientists. It's not clear yet if it's more transmissible or causes more severe disease compared to other variants, and we still need more time to analyze it. In the meantime, to gain time, the EU reacted immediately and in a united way. Member states have been called upon to activate the emergency brake and urgently impose temporary restrictions on all travel into the EU from the Southern African region.
Additional measures should be taken for incoming travelers, including contact tracing, quarantine, and enhanced genomic surveillance for early detection and monitoring of emerging variants. So as we enter what appears to be a new or different phase of the pandemic, cooperation, coordination, and solidarity must continue to guide our next steps. Ladies and gentlemen, health policy cannot be the responsibility of the health sector alone. To have healthier and more equal and more resilient societies, we need to have multi-level and multi-sectoral cooperation and investing in health today. And I'm delighted to join today's 8th edition of How We Can Govern Europe, because today's event gathers precisely the type of coalition that we need to deliver sustainable and inclusive change across the EU. We are taking decisive and coordinated steps to end the pandemic as soon as possible and to build more resilient and stronger societies. And this starts with the EU for Health program. This program will invest 5.3 billion euro in health in the coming years. And this shows that for us and for the citizens, health is a priority. In parallel, we're building a strong European health union, all countries to be prepared and respond together in health crisis, and where innovative medical supplies are affordable and accessible to all. So we are working to protect the health of our citizens, but to give also the member states and the EU the tools they need to address, to prevent first and then address future pandemics and strengthen the resilience of health systems. The Commission's priorities in the area of health, such as Europe's Beating Cancer Plan and the pharmaceutical strategy, are an important part of this process. We are moving ahead with these strategies at this time and are unaffected by the pandemic. And for the pharmaceutical strategy, we really want to support innovation in unmet medical needs and secure a supply of affordable, safe and high quality and greener medicines for all patients in Europe. For the EU, open strategic autonomy is a political priority, and we aim to improve the resilience of the European Union by reducing our strategic dependencies by diversifying a supply chain. EU for Health will also help member states strengthen their health systems through trainings and strengthening their workforce and through digital transformation. However, our key focus in the immediate term is on crisis preparedness and response. And this is clear that we need to do this, especially at the stage that we are in this ongoing pandemic. We need a stronger EU health security framework. We need stronger mandates for the European Centre of Disease Prevention and Control and the European Medicines Agency. And we need a new Health Emergency Preparedness and Response Authority, or HERA. HERA's core mission, and HERA is already working and is established and is already significantly contributing at this stage with the Omicron variant, because its core mission is to strengthen EU health security and coordination, and to be able to be prepared be able to be prepared for health emergencies so we can respond very quickly to them. It will have a global role in surveillance, production and cooperation, and it aims to strengthen global health security. HERA will be analyzing and mitigating the risk of supply vulnerabilities in terms of medical countermeasures. This is an ambitious mission, but we have the resources to match it, with over 6 billion euro budget for HERA from the current EU budget, including from the EU for Health program. What it really depends on for HERA to deliver is a true collaboration and coordination with member states and the European Parliament, and with all the agencies and stakeholders, research and industrial communities. And I'm very, very pleased that HERA is already receiving this widespread support. We all share the same goal in overcoming COVID-19 to ensure that the EU is better prepared for serious cross-border health threats. Of course, while respecting member states' competencies, but in order to do this,
Member States and the European Parliament need to be fully involved, and this is very much a collaborative approach. So, ladies and gentlemen, having resilient health systems is very much part of our European way of life, and a strong European health union is important to protect our health, but also our way of living, our economies and our societies. And it is time to invest in this future now through the European Health Union, through the EU for Health program. I look forward to working closely with all at this challenging time and find the way forward, because I believe that this is what citizens expect from all of us, to put health as the priority. Thank you very much. Grazie commissaria Kyriakides per averci dato queste indicazioni di discussione in questo nostro panel, e raccogliamo soprattutto questo aspetto di un'unione sanitaria che deve rafforzare non soltanto la messa in comune e la cooperazione, ma anche gli investimenti. Quindi grazie per il contributo alla nostra discussione, le auguriamo buon lavoro, visto che le ore restano comunque complicate anche per quanto riguarda la nuova emergenza legata, e speriamo che non sia un'emergenza, insomma, alla variante Omicron. Grazie. Thank you for the opportunity, and I'm sorry to be able to need to go into another meeting, but I'm sure I see Christiane Bolsoi from the European Parliament and Sandra Galina from IDG and others. I'm sure it will be a very fruitful discussion. So thank you very much for the opportunity to be with you. Thank you. E allora buon lavoro alla commissaria Kyriakides, e ritorniamo qui anche alla sala. Ringrazio anche tutti i ragazzi che vedo sono rientrati per partecipare anche a questa nostra discussione, e prima di entrare nel dibattito doveva essere con noi adesso anche il direttore esecutivo dell'Ufficio regionale per l'Europa della Organizzazione Mondiale della Sanità, Rob Butler, ma purtroppo per gli impegni forse legati all'emergenza, alle difficoltà di queste ore, non sarà presente, ma ci ha inviato un breve video che ascoltiamo insieme prima di cominciare il nostro dibattito. Madam Commissioner, Senator, esteemed panelists, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for allowing me to make this short statement during this session on the future of health integration in Europe, a topic that now has much more urgency than ever before. This on a day we saw an historic step towards strengthening global protection against future infectious disease crises at the World Health Assembly special session. The past 2 years have made crystal clear that the only way to emerge from the pandemic is by responding to it together. It's also clear that the health of a nation is inextricably linked to the health and well-being of everyone, everywhere. The concept of a European health union is becoming a central part of discussions on European health policy today. The pandemic has put healthcare on the top of the political agenda because we have all come to realize that health and national prosperity are tightly bound together. That age-old mantra, health is wealth, comes to mind here. No health, no growth. By this logic, healthcare is an investment in our future prosperity, not a cost. And EU health integration is a prerequisite to meet our ambitious sustainable development goals. COVID-19 is indeed a rallying cry for multilateralism. In her 2020 State of the Union address, President von der Leyen called on Europe to draw lessons from the current crisis and build a European health union, building on the success of HERA.
The mission of such an organization is to enable the EU and its member states to rapidly deploy the most advanced medical and other measures in the event of a health emergency by covering the whole value chain from conception to distribution and use, from horizon scanning to the development of countermeasures, and ensuring that sufficient production capacity will be available when necessary, as well as arrangements for stockpiling and distribution. HERA is an important element for a strong EU health union. It will help to anticipate threats and identify responses. Preparatory actions on emerging biological threats to human health and antimicrobial resistance have been launched this year, incorporating work on a European biodefence response being further developed, oriented to funding the design and development of vaccines, the scale-up of manufacturing, and also to target COVID-19 variants, highly relevant in today's context. Across this endeavour, industry will be an important partner. The initiatives to create a European health union entail important political opportunity to strengthen the global health role of the EU, the EU's legal and political capacity for health immediately interacts with its goals in global health. A stronger global health role for the EU will bring geopolitical advantages, but will also benefit the global community as well as EU member states internally. It affects many areas of EU policy, including development policies, foreign policies, and setting safety standards that impact global health in areas such as food safety, chemical safety, environmental policies, and more recently, digital health. We at WHO stand alongside you in this endeavour. If this pandemic has taught us anything, it is that we must rise to the challenge. Anything less will be a disservice to the more than 1.5 million lives lost in our region to COVID-19. Thank you. E allora abbiamo raccolto anche questo messaggio del direttore esecutivo dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS, che ovviamente parla di quanto sia positivo l'effetto di investimenti nell'Unione Sanitaria Europea, che anche l'aspettativa che hanno non soltanto i cittadini nel vedere di superare questo momento complicato, e l'agenzia alla quale fa, l'autorità alla quale fanno riferimento, hanno fatto riferimento più volte nei video, era questa agenzia che dall'anno prossimo si occuperà della preparazione delle risposte alle emergenze sanitarie, è quella che è sulla rampa di lancio in questo momento, anzi dovrebbe cominciare a lavorare a questo punto fra pochi mesi. E io chiederei all'eurodeputato che è collegato con noi, rumeno del gruppo popolare, Cristian Silvio Busoi, che è proprio con noi, chiederei: questa agenzia che abbiamo sentito anche sollecitata dalla presidente della commissione von der Leyen oggi, a che punto è nel lavoro dell'Europarlamento? E l'altro argomento, quello del programma per la sanità EUFOR Health, che pensate in realtà esisteva già in qualche modo sin dal 2003, erano programmi sanitari diversi, ovviamente con la pandemia è tutto cambiato, però nel 2003 aveva circa 300 milioni di dotazione. Pensate che EUFOR Health adesso, per i prossimi 7 anni, avrà 18 volte la dotazione, quindi 5 miliardi e 600 milioni, come diceva. Quindi le minacce, in qualche modo, anche grazie ai fondi, agli investimenti, come dicevamo, vanno affrontate. Allora, Busoi, che è collegato con noi, presidente della Commissione Industria e Ricerca e relatore sia del regolamento EUFOR Health ma anche per ERA, a che punto siete con i vostri lavori all'Europarlamento per questa autorità? Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie molto. Thank you so much. I'm very honored to be today here with you. Today is a special day for me because it's a national day of Romania, but it is also extremely important to use this momentum in order to strengthen the participation and the involvement of European institutions in the health area, because more than 70% of Europeans would like to see the Union to do more for health. Of course, most of the decisions are to be taken in the member states. Healthcare and health services is still a matter of subsidiarity, as the treaties of European Union decided, but still the pandemics showed us that we need more coordination between member states and more involvement of European institutions. And I would like to congratulate European Commission, Commissioner Kyriakides, Director General Sandra Galina, and the whole team from European Commission for the hard work and good results during the pandemics. HERA, you mentioned it, it's a very important instrument for the future in order to prepare ourselves better for future crises. But it's just a part of the Union Health Package, because, of course, beside the creation and the implementation of HERA, we also work together with the European Commission and finalize the legislation to increase the prerogatives and the role of European Medicine Agency. The European Medicine Agency also extremely important, fundamental for the protection of human and animal health, very much involved during the pandemics, going very fast in approving the new vaccines and also in approving some of the treatments for COVID-19. And of course, the increase of the prerogatives and the strengthen of ECDC, which is also extremely important for the future and to be better prepared. You mentioned the EU for Health is the program that we built together, and you excellently mentioned the difference between the previous programs. Of course, you mentioned the first program from 2003. There it was a little bit more than 300 million euros. But even the previous program, the one which ended in at the end of 2020, was not more than 470 million. So now we have 5.3 billion euro, which is an extraordinary progress. And of course, with the EU for Health, a health program of European Union, very much strengthened. Here, with this important budget, European Union will invest more in strengthening healthcare systems, will invest in health promotion, disease prevention, especially for chronic diseases such as cancer. Cancer being a priority for policy in the health area, defined even before the pandemics, and will remain like this. A new beating cancer plan is extremely ambitious, and I hope it will deliver to the expectations, and we'll see in the coming years and decades a strong decrease of the number of cases, the decrease, reducing the mortality, and even eradicating cancer, some of the cancers in the near future. Also, with this budget from EU for Health, health inequalities must be reduced, and it will provide also some support. We have also Digital Europe, and we have also the cohesion funds and the national resilience and recovery plans to use all these instruments to digitalize healthcare. And at the European level, we have to build the European e-health record and European health data space. And an important part of this budget will go to finance HERA activities, which will mean a better prepare for the future, stockpiling, strategic reserve of medicine and personnel of
European Union, and of course all the strategies and the preparations for future crises. I will finish by saying a few words also about research, because you mentioned that I'm the chairman, the president of the Industry Research and Energy Committee, and research is extremely, extremely important for ITRE committee. And part of Horizon Europe, the most ambitious program of research and innovation in the world, financed by public money, from public budget. So an important pillar is the health strength. More than 8 billion euros will be invested in the next 7 years in the health area. The mission for cancer is one of the most important missions and priorities of Horizon Europe program, but not only the cancer, a large range of diseases could be better addressed by financing discovery and development of better way of diagnosis, better treatments, and of course, better management of these diseases. The momentum for health is here. The political will is here. Unfortunately, we needed the pandemics with all the tragedy and the loss of human lives and all the burdens and the problems in the area of social and economic. But we understood also that we need to focus more on healthcare. It was mentioned at the beginning of this panel that maybe some years ago, the health debates were very much concentrated on health experts or people only involved in this sector. Now, more and more, all the policymakers and the society, the citizens, understand better the need to organize better our health systems, invest more, be more efficient, and prepare better for the big challenges, be it emergency or pandemics, or be it the long-term challenges, which would be cancer, Alzheimer, or all the other diseases. Thank you so much. Grazie molto. Grazie onorevole Busoi, tra l'altro ricordiamo che oggi è 1° dicembre ed è anche la giornata mondiale contro l'AIDS, un ambito dove la ricerca è stata centrale negli anni in cui scoppiò all'inizio e non si sapeva assolutamente nulla di questa malattia. E visto che parliamo di ricerca e innovazione, deve essere collegato con noi anche il direttore esecutivo di ricerca e sviluppo della multinazionale farmaceutica italiana Alfa Sigma, Emilio Merlo Picch, e stiamo parlando anche di questa preparazione delle emergenze sanitarie. Io chiederei, buon pomeriggio, tutti sostengono che comunque ci saranno altre pandemie, purtroppo non abbiamo ancora terminato quella che stiamo vivendo. Comunque, quali sono le proposte di un'azienda farmaceutica italiana per riuscire a mettere in campo delle risposte rapide nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di farmaci? Sappiamo quello che è successo con i vaccini, ma anche altre soluzioni terapeutiche, perché oltre a vaccinare il Covid potrebbe anche essere, può essere curato, ci sono farmaci che sono già approvati. Allora, esatto. Dottor Picch. Sì, buonasera e grazie per l'invito, spero la mia voce si senta bene. La domanda, diciamo, è piuttosto ampia, però esiste un template di riferimento che credo che anche la stessa comunità europea ha riconosciuto nell'era, nella sviluppare la proposta, che ha a che fare sia con la farmacologia, diciamo, con quelle che sono le aziende farmaceutiche, la loro organizzazione intrinseca, quindi la capacità di produzione, ma anche quella, la capacità di interfacciarsi nei punti critici, nevralgici, con la ricerca accademica e la ricerca delle start-up, delle biotech, diciamo, delle strutture dedicate, più piccole, più agili e focalizzate sull'innovazione in particolare. Ecco, diciamo che noi nella nostra azienda abbiamo ovviamente vissuto la situazione di Covid in maniera piuttosto in urgenza, ma avendo anche un laboratorio che poteva permettere un approccio, diciamo, complementare a quello dei vaccini di biotecnologia, ci siamo subito impegnati per cercare di affrontarlo e ci siamo anche ritrovati di fronte a una serie di problemi.
problemi legati soprattutto alla mancanza di un appropriato ecosistema che legasse gruppi di ricerca, gruppi diciamo di valutazione diagnostico sperimentale che potessero produrre, quindi che sono diciamo la proteina virale e così via, ma soprattutto anche gruppi che ci permettessero di, una volta identificato l'anticorpo o il farmaco, di implementarlo ad un livello regolatorio sufficientemente elevato e che permettesse quindi l'entrata in quello che è il circuito diciamo di sviluppo regolatorio che è ben definito dall'EMA. Ecco, quindi nella riflessione dell'esperienza personale, poi diciamo della nostra azienda, nel contesto però più ampio delle esperienze di tante altre aziende, sia vincenti che meno vincenti da questo punto di vista, no? Voi pensate che dal disegno del diciamo prodotto sperimentale per il vaccino della BioNTech alla sua esecuzione a livello regolatorio per poter portarlo poi nell'uomo passò circa un mese e mezzo, cosa mai vista in precedenza proprio per le caratteristiche del prodotto. Noi diciamo abbiamo impiegato solamente per definire un contratto 8 mesi, un contratto per poter ottenere il prodotto. Quindi quello che occorre è che viene citato più volte nel documento di ERA è una definizione a priori, cioè che precede l'urgenza e l'emergenza, dei ruoli rispettivi delle varie entità critiche, cioè chiamiamole delle varie aziende, dei vari centri di ricerca, delle varie strutture e anche dell'autorità regolatoria che si allineano in anticipo per poter produrre una risposta diciamo efficiente, rapida e sicura. In questo caso ovviamente le tecnologie RNA sono da prediligere proprio per la loro rapidità di esecuzione che è stata appunto messa in evidenza con Moderna, BioNTech e Pfizer. Però anche altri approcci, sia diciamo di tipo biotecnologico con anticorpi monoclonali, si prestano allo stesso obiettivo. Già le small molecules che hanno a che fare con antivirali costituiscono diciamo un sistema di sviluppo un po' più farraginoso e complesso, basato appunto su tempistiche che sono decisamente più lunghe da un punto di vista regolatorio e di produzione. Quindi ci troviamo in un mondo in cambiamento che ha bisogno però di un'intensa e notevole interoperabilità. Senza questa interoperabilità predefinita ci ritroveremo di nuovo in problemi simili, nella quale magari una buona idea viene generata, ma si ferma per mancanza di fondi, per mancanza di organizzazione, per mancanza di un piano che permetta il proprio sviluppo. Ora in Europa c'è sicuramente la capacità di fare bene e di farlo in maniera parallela in più realtà, addirittura in Italia stessa noi potremmo avere già delle realtà che se concatenate in maniera appropriata potrebbero diventare una task force di risposta rapida alle pandemie. Quindi è assolutamente possibile, c'è bisogno sicuramente della volontà, ma anche di una certa ingenuity, come direbbero gli anglosassoni, cioè della capacità di capire qual è, diciamo, l'elemento critico che permette di battere sul tempo, diciamo, la malattia stessa, quindi quali sono le innovazioni che ci permettono di procedere. E l'ultimo punto che vorrei sottolineare è che per poter creare innovazione occorre creare proprietà intellettuale. Noi dobbiamo convincere i nostri ricercatori universitari, diciamo di altro tipo, di pensare a fare un brevetto della propria scoperta prima di pubblicarla, di coinvolgere l'industria o chi diciamo può lavorare con loro, capitali di investimento, venture capital, cose di questo tipo, ma addirittura le strutture stesse europee che dovrebbero permettere una, come posso dire, sensibilizzazione nei confronti del ricercatore delle innovazioni che stanno generando. L'innovazione spesso si brucia da un punto di vista industriale perché viene pubblicata e costituisce una prior art che lo stesso ricercatore dovrà superare se vuole procedere con l'invenzione e creare quindi una realtà industriale. Quindi quando si parla di sospensione di brevetti per i vaccini, benissimo, è un discorso che insomma direi che quando si definiscono le licenze si può ben superare, ma al contrario quello che suggerisco è facciamone tanti di brevetti, perché sono quelli che permettono di definire piani di ritorno degli investimenti fatti in ricerca. Quindi direi che proprio in termini pragmatici
questo potrebbe essere uno dei punti qualitativi degli investimenti da 5.6 miliardi che verranno fatti nell'area appunto delle pandemie e della salute, dovrebbe essere uno dei punti di arrivo della ricerca che viene proposta, no? Non solo la pubblicazione, ma brevetti che escono dalle ricerche sovvenzionate. Questi permetteranno di mantenere il volano industriale e di attivare nuovamente un interesse anche degli investitori su questi problemi e quindi aumentare la probabilità di successo. Ecco, io la fermerei qui, dottor Pitch, sì. Perché adesso vorrei sentire proprio sui temi dell'innovazione che lei citava e per quanto riguarda i vaccini e tutto quanto quello che si tratta proprio la terza dose, la parte più pratica, la direttrice della Direzione Generale della Commissione Europea, Sandra Gallina, colei che ha negoziato tra l'altro con le case farmaceutiche i contratti, lo ricorderete. Ecco, buon pomeriggio dottoressa Gallina, lei è collegata? Sì, penso di sì. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ecco, io vorrei sapere a questo punto, anche oggi abbiamo detto le dosi, terze dosi, quarte dosi, siamo pronti ad affrontare questa nuova emergenza della Omicron e in che modo, visto che continuiamo a puntare su una campagna vaccinale molto importante e che, a che punto siamo arrivati in questo senso? La ringrazio e saluto tutti, ringrazio soprattutto l'onorevole Bussoi per le gentili parole spese per il lavoro della Commissione. Il team è stato diciamo molto saldo sulla sella per poter portare a termine il lavoro. Molto è già stato detto e se loro mi permettono io vorrei fare delle precisazioni un po' per dare un po' la bussola a chi ci ascolta, perché si sentono soldi, si sentono proposte, poi alla fine è stato tutto un minestrone. Ecco, l'onorevole Bussoi dava dei numeri molto giusti, diceva avevamo 470 milioni, adesso siamo andati a 5,3 miliardi, dobbiamo specificare che dopo la creazione di HERA io in questo momento ho 2,53 miliardi per essere precisa, visto che sono una persona di numeri, e il resto del bilancio è andato a HERA. HERA nell'arco dei 7 anni diciamo dovrebbe avere 6 miliardi e HERA probabilmente punterà a quanto veniva descritto dal dottor Pitch, cioè a questo tipo di industria e ricerca e innovazione presentata ai cittadini europei. Voglio specificare il ruolo di HERA è proprio quello di concentrarsi sulle contromisure mediche e in un certo senso la parte regolamentare rimane fuori da HERA. Veniamo quindi a dare un po' una bussola di dove ci troviamo. È evidente che le lezioni sono state molte e personalmente sono stata privilegiata in un certo senso e sicuramente è stato un onore immenso aver avuto questa missione dalla Presidente Ursula von der Leyen e diciamo il sostegno costante della Commissaria Stella Kyriakides. Direi che al di là della funzione come donne mi hanno sostenuto durante tutto questo periodo abbastanza complesso. Subito dico che abbiamo tutti i vaccini che vogliamo e non solo in termini di quantità ma anche di qualità. Tutti i contratti infatti dispongono di clausole per vaccini adattati. Spiego, se ci dovesse mai essere una necessità di avere un vaccino specifico per la variante Omicron, e questo rimane tutto da vedere, quindi io eviterei diciamo di agitarci prima che la scienza ci dica che cos'è Omicron. Alla fine le varianti le possiamo coprire, in 100 giorni le case farmaceutiche potrebbero produrre il vaccino se ne avremo bisogno. Quindi diciamoci la verità, le sfide sono molte ma abbiamo un piano, non improvviseremo. Nella bussola ci vorrei mettere anche il fatto che si parla molto spesso di soldi, ma direi che nella mia esperienza ci sono due parole che sono state molto importanti, velocità,
velocità, questa è fondamentale e credo che l'onorevole Bussoi e il dottor Pitch siano d'accordo con me. La velocità ci permette di dibattere non solo la pandemia, ma di evitare, e qui viene il tema squisitamente europeo, evitare i divari, le divergenze. Credo che la cosa più importante, il successo più importante della strategia vaccinale sia aver dato lo stesso portafoglio da Uppsala a Limassol. Tutti hanno gli stessi vaccini allo stesso prezzo e spero che le case farmaceutiche che sono state così, diciamo, esposte ad un contratto unico per 27 paesi membri abbiano visto anche la bellezza di questo, abbiano anche visto che abbiamo rodato questo sistema di rolling review cui faceva riferimento il dottor Pitch, e cioè non si aspetta che il tomo dei dati arrivi alla fine, bensì si lavora con le case farmaceutiche, non noi, ma EMA, nella valutazione del prodotto, in modo tale che alla fine arriva il prodotto e arriva già anche l'autorizzazione, più o meno, una questione di qualche settimana. Quindi direi che questo è stato un sistema fantastico, penso che vada replicato, e in un certo senso poter avere una bussola vuol dire che abbiamo imparato, soldi li mettiamo. Allora, il Recovery Fund. Recovery Fund, quando parliamo del Resilience and Recovery Facility, devo dire che ci sono perlomeno 43 miliardi destinati per la salute in un sacco collettivo per tutta l'Europa. Sono tanti 43 miliardi, non sono pochi, e in un certo senso ho visto con piacere che 22 Stati membri hanno messo la salute nel loro piano strategico di resilienza e l'Italia ha messo ben 8,2% del totale, quindi devo dire che sono molto fiero del mio paese che ha capito la lezione. Allora, qui nella lezione c'è anche questa solita dicotomia che tutti gli esperti possono capire al volo, ma è salute pubblica, misure sanitarie, cioè sanità. Molto spesso il 97% dei soldi spesi per salute sono spesi per sanità, cioè ospedali, medicine, personale, è solo 3% per quello che è salute pubblica. Allora, questa è una dicotomia in cui si dibattono molti esperti, direi che si deve trovare un equilibrio. È chiaro che la parte hardware richiederà molto e molti soldi, però senza un buon piano, per esempio, pandemico, un buon piano anche farmaceutico, di previsione della demografia di un paese, i soldi non funzionano così, devo dire ci deve essere anche quella parte di software e di pianificazione. Quindi la bussola è, soldi ci sono, nella bussola ci metto anche che l'11 novembre dell'anno scorso noi abbiamo presentato un piano legislativo immenso per rivedere la nostra capacità di essere pronti dinanzi alle pandemie. Si componeva di tre parti. Una parte era la revisione del mandato dell'EMA, una parte era la revisione del mandato dell'ICDC, questo nostro centro epidemiologico, e l'altra parte molto importante è la base del costrutto, è la revisione della cosiddetta cross-border health threats. Questa è una legislazione che riguarda le minacce che possono riguardare due o più stati membri, e quindi il fatto che siano attraverso le frontiere tira in ballo l'Europa, e rivedere questa che era una semplice decisione del Consiglio, farla diventare un regolamento, avere dentro a tutto questo la capacità di poter muoverci insieme, ci porta a essere preparati. Poi c'è sbocciato un ulteriore fiore quest'anno che è HERA. HERA già funziona, è già viva, HERA ha già, diciamo, ha già preso il volo, quindi non è che stiamo aspettando che HERA nasca. Vorrei aggiungere due cose nella bussola, se mi permette l'onorevole Bussoi e anche il dottor Pitch, e cioè io metto nella bussola altre due cose, una che riguarda la parte internazionale, e cioè l'unione della salute funzionerà solo se avremo un grande volet internazionale, abbiamo sentito le parole di Butler della OMS, e cioè riuscire ad avere un'azione mondiale sulle pandemie che richiede una certa governance, e per questo
Forse farei riferimento al rapporto che è stato pubblicato sotto la presidenza del presidente senatore professore Monti, in un certo senso drawing light from the pandemic. Questo rapporto fa vedere che la governance è un fatto molto importante nel momento in cui arrivano le pandemie. E direi che metterei insieme anche l'elemento di riforma dell'OMS, perché abbiamo visto che l'OMS in questo momento di pandemia qualche piccolo, diciamo, intoppo lo ha avuto. Ecco, parte internazionale e parte interna. E qui guardo soprattutto il dottor Peach. Noi abbiamo in cantiere due proposte che interessano tutti i cittadini: la proposta di uno spazio digitale della salute, un qualche cosa dove lavoro con il mio carissimo collega Roberto Viola, direttore generale della Connect, e con cui, diciamo, abbiamo queste visioni. Devo dire, il Covid Pass è nato in una notte con noi due che eravamo lì a spiegare cos'era questo Covid Pass. Quindi dico, c'è lo spazio digitale e dall'altra parte cosa c'è? C'è la pharma strategy, la strategia farmaceutica, e questi saranno i due cantieri molto grandi, secondo me collegati, e non sarebbero, se mi permette, non sarebbero stati quello che saranno se non avessimo vissuto il Covid. E finisco con queste parole: noi dobbiamo riuscire a dare a tutti i cittadini europei in tutti gli stati membri, quindi con un mercato unico del farmaco vero e non fittizio, tutti i medicinali innovativi che esistono per tutte le malattie. E sappiamo che il 97% delle malattie rare ancora oggi non ha una terapia. Quindi il punto finale della lezione mia per oggi non è il breve termine, la Omicron, i vaccini li abbiamo, è il futuro è cure per tutti e per tutte le malattie. E quindi spero che questo appello venga accolto da chi di dovere. Beh, ovviamente è un appello che non si può che condividere, sì. Dottoressa Gallina, e speriamo che venga raccolto lì dove si deve. Lei sottolineare Commissione Europea, ovviamente coordinamento dei 27 paesi e anche l'OMS, visto che purtroppo sì, questo coordinamento mi sembra mancare, almeno per il momento. Io ringrazio innanzitutto per la pazienza che ha avuto il sottosegretario e ringrazio prima di tutto la dottoressa Gallina che è stata qui con noi, ma rimanga perché magari qualche sollecitazione con il sottosegretario al Ministero della Salute Costa prima di chiudere, e magari possiamo ritornare anche da lei se abbiamo qualche minuto ancora. Sottosegretario Costa, da un punto di vista italiano stiamo progredendo nell'Unione Sanitaria della Salute, perché e che contributo stiamo dando come Italia a questa unione? Come lei diceva, in effetti abbiamo fatto dei grandi passi avanti, e soprattutto l'agenda europea si è dovuta adeguare, ahimè, come tutti, alla pandemia. Beh, innanzitutto un saluto a tutti e un grazie per l'invito e un grazie a chi mi ha preceduto per i contributi che hanno fornito a questo importante incontro, perché io credo che oggi più che mai ci sia bisogno di momenti come questi per condividere percorsi, nella consapevolezza, è stato detto chiaramente da chi mi ha preceduto, che questa pandemia ci ha insegnato più che mai come ci sia bisogno di una grande unione, di una grande gioco di squadra per combattere le grandi battaglie, e ovviamente la pandemia è una di queste. Tante sono state le riflessioni e gli stimoli. Sul piano politico mi sento di dire che certamente questa pandemia forse ci ha riconsegnato un'Europa diversa, dove io credo il sentimento di solidarietà, di collaborazione, di condivisione sono entrate prepotentemente nell'agenda politica dell'Unione Europea, e credo che il tema della salute sia diventato veramente un tema prioritario per quanto riguarda l'agenda politica dell'Unione Europea. Io credo che l'Unione Europea ha svolto un ruolo fondamentale in questa pandemia, e colgo l'occasione anche per ringraziare quanto fatto dalla professoressa Gallina e anche per le parole rassicuranti che ci ha detto per quanto riguarda la disponibilità di vaccini, e credo anche l'approccio corretto nei confronti
della nuova variante. Io credo che dobbiamo guardare alle prossime settimane con prudenza sì, con responsabilità sì, ma con paura ancora no. Aspettiamo, valutiamo, valuteremo quelli che saranno i dati. Ovviamente noi tutti ci auguriamo che possano essere indicazioni positive dal punto di vista scientifico. È chiaro che poter disporre di un sistema sanitario europeo che sia in grado di prevenire laddove possibile e gestire ovviamente situazioni come la pandemia, credo che rappresenti un valore aggiunto per tutti gli Stati membri. Credo che l'Italia certamente ha portato, porterà e continuerà a portare il proprio contributo nella consapevolezza che questo deve essere un punto di arrivo, perché solo così facendo forse riusciamo a creare quelle condizioni per un sistema sanitario migliore. E come giustamente è stato affermato, se pensiamo all'Europa in un percorso di crescita e di sviluppo, non ci può essere né crescita né sviluppo senza salute. Quindi oggi la politica ha veramente la consapevolezza che destinare risorse alla salute significa non aumentare una spesa ma fare un investimento, e anche qui l'approccio è profondamente cambiato rispetto all'approccio che avevamo prima della pandemia, e quindi questo significa che siamo certamente di fronte a una grande occasione, a una grande opportunità. E mi pare di registrare che dal punto di vista politico ci sia anche qui una ampia condivisione, e credo che anche questo rappresenti un'occasione storica, un'occasione straordinaria. Abbiamo veramente tutti i requisiti per ridisegnare insieme in un percorso condiviso dove ognuno può portare il proprio contributo un sistema sanitario migliore per il bene dei nostri cittadini e per il bene della nostra collettività. E ovviamente mi associo anche rispetto all'ultimo tema toccato, quello di mettere i cittadini tutti nelle condizioni di poter avere accesso ai farmaci, indipendentemente da dove essi possano risiedere. Allora, credo che sono tutti temi dove sia importante una collaborazione, sia importante una condivisione, e aggiungo anche una profonda collaborazione che c'è stata in questa pandemia tra pubblico e privato, perché anche questo è un tema che credo è stato messo in evidenza da questo evento pandemico, e ha messo in evidenza come veramente c'è bisogno che ognuno faccia la propria parte, nella consapevolezza che solamente insieme, attraverso percorsi condivisi, si possono raggiungere risultati e obiettivi importanti. Sottosegretario Costa, io le vorrei fare una domanda, visto che oggi mi sembra che il dibattito sia anche ricentrato sull'obbligo vaccinale. La Presidente della Commissione von der Leyen ha detto che bisognerebbe aprire un dibattito europeo, pur se resta e sarà comunque una competenza nazionale, una decisione a livello nazionale. Ma il nostro Super Green Pass in qualche modo non è già di fatto un obbligo vaccinale, lo stesso tra l'altro che stanno adottando anche in Germania e in Austria? Ma guardi, il nostro Paese ha deciso fin dall'inizio col governo Draghi di avviare un percorso graduale di ritorno alla normalità per quanto riguarda la lotta alla pandemia. Lo abbiamo fatto sia quando abbiamo iniziato a prevedere tutte le diverse riaperture, lo abbiamo fatto in maniera graduale, e anche l'introduzione di misure restrittive come il Green Pass, che è stato introdotto, poi allargato, poi ora rafforzato, nella condivisione che c'è bisogno di fare piccoli passi, possibilmente tutti verso la solita direzione, e non correre il rischio di dover tornare indietro, nella consapevolezza che il nostro Paese ha bisogno più che mai di continuare all'interno di questo percorso di crescita e di ritorno alla normalità. Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale, anche qui, se andiamo a vedere, abbiamo utilizzato il solito principio. Noi siamo stati i primi a introdurre l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, e poi da lì lo abbiamo esteso al personale dell'RSA. Nell'ultimo provvedimento abbiamo ulteriormente esteso l'obbligo per quanto riguarda le forze dell'ordine e il personale scolastico. Quindi per il governo italiano l'obbligo vaccinale di per sé non rappresenta un tabù, lo abbiamo già introdotto, lo abbiamo introdotto in una forma graduale, cercando di dare priorità a quelle categorie che hanno un maggior contatto con i cittadini e col pubblico, nella consapevolezza che gradualmente a oggi comunque siamo di fronte a un quadro che pur, voglio dire, essendo di fronte a un rialzo dei contagi, certamente è una situazione che deve essere monitorata, deve essere attenzionata, però tutte le misure che abbiamo introdotte, e io aggiungo grazie al grande senso di responsabilità dei cittadini italiani che
nei confronti della vaccinazione veramente hanno dato una prova straordinaria, facendoci raggiungere un risultato molto molto importante sul piano della vaccinazione. Tutti questi elementi insieme oggi ci permettono di avere una situazione ancora sotto controllo. Ovviamente dobbiamo valutare, verificheremo, come Draghi più volte ha affermato, verificheremo giorno per giorno, settimana per settimana, quella che sarà l'andamento dei dati dell'epidemia, ma pronti a mettere in atto e a assumerci la responsabilità politica qualora ce ne fosse la necessità di adottare anche altri provvedimenti. Adesso io chiederei alla sala se ci sono domande per gli ospiti, che possiamo raccogliere sicuramente almeno una domanda, un paio per gli ospiti che abbiamo avuto in questo panel e che sono ancora collegati con noi, oltre che per il sottosegretario alla salute Costa. Non ci sono domande, vi sentite, è bello sapere che vi sentite sufficientemente tutelati, quindi sia dal dibattito che abbiamo portato avanti in quest'ora insieme, ma anche da questa Unione Sanitaria Europea, che magari oltre ad averci dato la possibilità di acquistare i vaccini tutti insieme, come ci ha ricordato anche nel processo che ha seguito in prima persona la dottoressa Gallina, il presidente della commissione ITRE, dell'industria del Parlamento europeo Busoi, che ci ha detto che comunque stiamo procedendo in diversi settori, dall'autorità al programma EU4Health, e anche al dottor Pitch, che ci ha parlato proprio dell'innovazione che le industrie farmaceutiche portano avanti, ovviamente dal sottosegretario Costa a proposito, ma l'autorità potrebbe venire in Italia come sede, visto che in chiusura potrebbe essere un ultimo tema. Beh, ovviamente sarebbe una grande opportunità per il nostro paese, certamente faremo la nostra parte per creare le condizioni affinché ciò possa avvenire, dopodiché vedremo, ce lo auguriamo. Io ringrazio tutti e vi auguro buon proseguimento di lavori per il successivo tavolo di questa conferenza e di questo convegno, che ci dà l'opportunità sempre proprio di vedere come si può fare a governare questa Europa su temi concreti, che è quello di cui abbiamo bisogno. La sanità ovviamente ne è una cartina di tornasole in questo tempo. Grazie a tutti.